aver scontato la sua presenza, la sua gloria su di noi. Vogliamo ringraziare Dio, onorarlo con tutto il nostro cuore. Abbiamo avuto il ritiro, il quarto per le famiglie, e credo che sia stato col botto finale. Quante persone che siete qua siete state al ritiro? Alzatevi in piedi. Fate un applauso, Dio vi benedica. Allora io volevo così approfittare, accomodatevi, grazie, volevo approfittare di far sentire qualcosa da qualcuno, così abbiamo qui fratello Peter Badami con sua moglie che sono i responsabili della missione di Pavia, così diamo l'opportunità di poter testimoniare e salutare. E poi volevo invitare fratello Pino Mancuso con sua moglie anche a venire. E magari Margi. Allora, se non siete marito e moglie, state distanziati, marito e moglie possono stare vicini. Vorremmo fare testimoniare tutti, ma dovremmo fare un culto ad hoc per poter fare questo. Quindi prima diamo la parola a Margherita, devi usare quel microfono. Ecco qua. Lei ha avuto anche il privilegio di poter insegnare uno studio che ha toccato moltissimo la vita delle persone, essere integri e veritieri. Tutti mi hanno chiesto gli appunti, come a fare? Tu li hai sfornati. Alleluia. Allora, è stato un tempo meraviglioso, lo è sempre. Sono stata grata a Dio che l'Apostolo ha aggiunto questo turno perché non ero riuscita a fare precedenti e quindi sono doppiamente grata che sono riuscita ad andare. Abbiamo ricevuto della luce proprio sulla parola di Dio, sulla verità, e questo sappiamo che quando arriva la luce di Dio sulla sua parola stessa, cioè diventa qualcosa di nostro, di personale, dove la comprendiamo, l'afferriamo, allora questo significa quell'altro verso che dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E abbiamo ricevuto proprio tanto, l'Apostolo ha fatto degli insegnamenti meravigliosi che penso che anche chi non ha partecipato potrebbe prendere le serie degli studi, quelle registrate. Comunque io lo consiglierei a tutti di ascoltarseli, io stessa li voglio riascoltare perché ci sono dei tesori grandissimi che ci rende liberi, che ci fa afferrare veramente chi noi siamo in Cristo, qual è l'opera che Gesù ha compiuto per noi. C'è questo studio che tutto è compiuto, che è meraviglioso, e ci fa crescere nella speranza di quello che ci aspetta, per cui quando noi viviamo qui viviamo con più impegno, con più coscienza e consapevolezza di chi siamo e di quello che abbiamo ricevuto in Cristo. Dio vi benedica tanto. Amen, gloria a Dio. Anche per noi è stato un tempo davvero strabenedetto e speciale, benedetto per la sua presenza che ci ha onorati, e sia per il matrimonio di nostro figlio. È stato un giorno veramente dove il Signore ci ha resi partecipi della sua presenza, della sua unzione. E poi sono veramente grata a Dio perché, malgrado appunto gli impegni di un matrimonio che noi l'abbiamo affrontato pure insomma venendo da fuori, siamo riusciti a strapparci con violenza quasi 3 giorni di ritiro, che per noi sono il nostro ossigeno. È stato un tempo davvero speciale, e soprattutto questo è stato molto particolare, emozionante, perché il fatto di poter riavere quella comunione fraterna veramente è stato qualcosa che ha toccato il mio cuore, qualcosa che dove il nemico ha tentato in questi ultimi tempi, per i tempi che viviamo, veramente è stato proprio, l'ho visto come un dono di Dio alla Chiesa.
Ed è per questo che esorto la Chiesa a non perdere mai questi appuntamenti meravigliosi e divini, perché sono appuntamenti veramente con il Padre Celeste, anche perché abbiamo la possibilità e il privilegio di poter ascoltare la parola dell'ora, la parola di questo tempo, quella parola che ci aiuta a fortificarci per poter arrivare fino al ritorno di Gesù Cristo, per farci trovare pronti, quella Chiesa meravigliosa, santa, irreprensibile, trasformata dalla sua potenza. E questo mette pure quel santo desiderio di parlare di Lui a tutte quelle persone che ancora stanno morendo nelle tenebre, per poterle strappare e poterle portare, convogliare insieme a noi per quel meraviglioso giorno di Gesù Cristo che presto è alle porte. Amen. Vi benedico e passo la parola a mio marito. Amen. Allora, io vado più sul tecnico ora. Noi intanto viviamo a Pavia da circa un anno. Lì stiamo cominciando a lavorare su Pavia, ma anche sulla provincia di Piacenza. Abbiamo già un gruppo di persone, abbiamo iniziato la riunione, gli studi, insomma, come di consuetudine chi è nato in questa chiesa conosce l'iter e il programma. E abbiamo iniziato anche il corso Banà, che è quasi a completamento, ci mancano soltanto le ultime settimane. E devo dire che la gente risponde in modo meraviglioso, perché c'è fame, c'è sete. E poi quello che riusciamo a portare fuori, esportare da quello che si produce in questa fabbrica di saggezza non è poco. E quindi stiamo vedendo realmente successo. Come diceva mia moglie, siamo felici, oppure voglio ringraziare Dio perché nonostante l'impegno del matrimonio di Daniele e Gaia siamo riusciti a ritagliarci qualche giorno per il ritiro. È stato un tempo meraviglioso. So che usiamo sempre tutte le stesse parole, ma dovremmo inventarne altre che non ne conosco, non ci sono. È stato un tempo speciale. Io personalmente voglio dire quello che è successo a me. Io sto salendo perché vado a Pavia con una consapevolezza nuova. Sapete, abbiamo vissuto sempre la nostra vita, non dico ritagliandoci un tempo per il Signore, però fra tante cose, lavoro, famiglia, ci assorbono. Però adesso la consapevolezza è un'altra. Noi dobbiamo vivere questo scorcio di tempo che è rimasto, perché è davvero poco per Lui. Quanti state aspettando la beata speranza? Quanti avete in cuore la beata speranza? Amen. E la Bibbia dice che Dio non tarda all'adempimento della sua promessa. Lo sapete? Lui non ritarda mai. Noi pensiamo che, ma Lui non ritarda mai, perché il tempo è nelle sue mani, è una sua invenzione. Lui è eterno. E come diceva qualcuno, il tempo è soltanto una bolla. E noi viviamo in quella bolla. E Lui non ritarda l'adempimento della sua promessa. Quando parlo di promessa, è la promessa per eccellenza, che è il ritorno di Gesù, ma paziente, perché vuole raccogliere quanti più figli è possibile. Sapete, in Isaia 53 già era scritto che quando Gesù sarebbe andato alla croce avrebbe raccolto una moltitudine di figli. E quando quel numero sarà completo, Lui lo sa, noi non lo sappiamo, Lui tornerà. Suono di tromba, sapete, non voglio aggiungere altro perché l'Apostolo ha predicato per ora a più non posso su questo, però è quello che stiamo aspettando. E quindi questa vuole essere un'esortazione, un incoraggiamento e una benedizione per tutti. Vi vogliamo bene, un grosso abbraccio a tutti. Amen, amen. Io sono grato a Dio, c'è tanta gratitudine verso Dio, verso l'Apostolo, servo di Dio, ministro di Dio, che quello che ho visto veramente è stato qualcosa di straordinario. Quando in Efesini 3:20 l'Apostolo Paolo dice che Dio fa al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Io avevo chiesto per questo appuntamento divino che non era programmato, l'Apostolo, dico grazie perché l'ho organizzato perché ho ricevuto tantissimo personalmente, interiormente, nello spirito, ma ho visto tanti miracoli. Eravamo sotto la nuvola perché i miracoli non si contavano. L'Apostolo parlava in una maniera semplice, senza sforzarsi, comandava gli spiriti, comandava allo spirito di infermità di andare via,
E in maniera semplice ho detto siamo sotto la nuvola, e lo dico non perché dice sono parole rituali, lo dico in verità, così come Gesù diceva in verità vi dico, perché dovevo prendere coscienza alcune volte, coscienza che ero lì, perché veramente niente, connessione totale, sotto la nuvola e abbiamo visto tutto questo, abbiamo ricevuto tantissimo, la parola è andata ad effetto nella mia vita e sono grato a Dio di questo. Veramente ho perso il concetto del tempo, quando dici alcune volte tu perdi il concetto del tempo, ho perso il concetto del tempo, non sapevo che ora erano, lo diceva mia moglie, manco che giorno era, ed è veramente stato un tempo speciale, tutto speciale, perché abbiamo mangiato benissimo. Io sono stato qualche settimana fa in una struttura alberghiera in vacanza con mia moglie, ho detto guarda non c'è paragone. Ma veramente lo dico con tutto il cuore, lo dico in verità, non c'è paragone. Tutto perfetto, per cui io ho detto all'Apostolo Lirio, Apostolo organizza ogni 3 mesi questi tempi perché abbiamo la necessità di connetterci con il cielo e quello Partinico veramente è il luogo che abbiamo a disposizione per tutti, per poter veramente, come si dice, ci discipliniamo e diciamo, mi impongo di andarci. Perché è una benedizione, è una grande benedizione e sono grato a Dio per tutto questo. Vi benedico tantissimo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, cosa dire? Niente, è stato veramente qualcosa di molto bello, così come è stato detto. Comunque è stato anche molto glorioso, cioè la gloria di Dio si sentiva in una maniera speciale, tangibile. E io quello che ho vissuto in una sera è stata, diciamo, tutti i giorni veramente lì si sperimentava proprio la gloria di Dio, ma c'è stata una sera particolare per me, che praticamente a un certo punto mentre suonavano quelli del coro, cantavano, a un certo punto io ho gli occhi chiusi e mi trovo a sentire soltanto tipo in una nuvola, no? In questa nuvola sentivo gli angeli cantare e ho percepito una pace così che ho detto fra me e me, ho detto ma che pace è? È una pace che va al di là della pace che noi possiamo dire io ho pace, no, era una pace soprannaturale, quella pace che dice in Filippesi, se non erro, che dice quella pace perfetta che sopravanza ogni conoscenza e ogni intelligenza, perché sapete a volte la gente del mondo quando tu ci parli tu dici ma io ho bisogno di pace, io ho bisogno di risposte, ma la puoi trovare solo in Dio, la puoi trovare solo in Gesù, perché è Lui l'autore e compitore della nostra vita, Lui solo ti può dare quella pace perfetta che sopravanza ogni conoscenza e ogni intelligenza, perché con la nostra intelligenza non ci possiamo mai arrivare. Comunque, cosa dire, a parte questo dico è stato tutto meraviglioso e ringrazio l'Apostolo e dico questo grande uomo, questo grande ministro che è veramente come si predica per noi, per non farci mancare nulla, e dico anche che dietro un grande uomo c'è una grande donna, la pastora Santina, vi benedico. Alleluia, tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento a Dio. Non ci dimentichiamo chi eravamo, cioè nessuno, senza Gesù. Noi eravamo tutti zeri, è arrivato Lui, si è messo l'uno davanti e ha dato valore a tutti i zeri, tutti gli zeri che eravamo. Quell'uno ha cambiato tutto. Amen. Possiamo alzarci, siete pronti per la parola? Avete la cinta? Allacciate le cinture. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Anche noi abbiamo avuto modo, avete visto che domenica non c'ero, domenica scorsa c'è stato il pastore Gio, abbiamo preso 5 giorni a Favignana, in un'isola, ci siamo isolati un poco, però il locale, come dicevano i fratelli, dice, non c'è paragone con quelli di fuori, perché quello che, come si mangiava, il mare è meraviglioso, le ricchezze naturali che Dio ha creato fantastiche, però il locale era 3 stelle, però alla fine l'ho definite 3 stelle cadenti perché ne facevano mangiare tutte cose preconfezionate, non le cucinavano, erano tutta roba di catering,
E quindi a volte magari quando siamo arrivati a Partinico abbiamo detto 5 stelle, ma non cadenti, 5 stelle luminose, perché abbiamo avuto il meglio. E ringraziamo ancora tutti i fratelli che hanno servito nella cucina e tutti quanti che sono veramente dati da fare per darci il meglio. Soprattutto abbiamo visto la motivazione che hanno. C'è stato pure un 25esimo anniversario, non so se sono qua stamattina quelli che hanno celebrato il 25esimo anniversario, forse si sono fatti qualche viaggetto, ma abbiamo avuto il 25esimo anniversario, c'è stata pure la torta, io ho messo pure un chilo, vabbè, ma prometto che lo perdo perché era difficile non mangiare, perché facevano certe cose che tu facevi, avevi conflitti, ma che fa l'allassare, ma pare male, erano così buone che era duro poterci rinunciare. Comunque siamo stati benedetti in ogni cosa, nello spirito, nell'anima, ci sono state tante guarigioni dell'anima, nel corpo. Mi sarebbe piaciuto fare testimoniare un po' tutti, perché sicuramente tutti quanti avreste potuto raccontare le cose belle che il Signore ha fatto. Però la prossima volta che lo facciamo, venite, così siete voi che lo raccontate ad altri, avete possibilità di raccontarlo ad altri, ed è qualcosa di bello. È come se mi sono sentito riscattato, perché Dio ci ha vendicato di tutto questo tempo che non abbiamo potuto avere comunione fraterna. E vi devo dire, me la sono goduta appieno. Ho fatto 8 sessioni su 12, però non mi sono sembrate nulla per la gioia che è la presenza di Dio. Eravamo immersi, io ho fatto esperienze meravigliose dove ero in connessione continua a parlare con lo Spirito Santo. Lui mi diceva tutte le cose nei minimi particolari e poi succedevano, avvenivano. Parlavamo la parola e con la parola che parlavamo tutte le cose sono avvenute. Abbiamo avuto guarigione, anche stamattina abbiamo avuto testimonianza nel primo culto. Praticamente abbiamo avuto una percentuale altissima di guarigioni, credo che quasi non ci sia stato quasi nessuno che non ha ricevuto. Ci sono stati anche miracoli creativi, c'è stato qualcosa di meraviglioso, di bello. Dio ci vuole abbondare e benedire, Dio ci vuole condurre nella dimensione della gloria, e dobbiamo fare un passo avanti, uno sforzo tutti per entrare in una dimensione nuova. Voglio che alziamo le mani, preghiamo. Padre, onoriamo il tuo nome. Alcune lodi, Signore, volevano essere espresse, non sono state espresse, ma sono salite a te lo stesso, come ringraziamento, come lode, come adorazione. E so che, Signore, si continuerà a parlare, si continuerà a testimoniare di quanto grande è il tuo nome, di quanta preziosa è la tua presenza e di quanto, Signore, ci vuoi fare salire di livello, per imparare sempre di più a vivere nella tua presenza. C'è gioia a sazietà nella tua presenza, e quando siamo nella tua presenza è l'assenza di ogni altra cosa. Siamo così immersi che perdiamo la percezione del tempo e dello spazio, perché siamo così assorbiti dalla tua presenza, dal tuo amore, dalla tua grazia, che ci dimentichiamo di noi, tanto siamo diventati coscienti di te e del tuo amore, della tua presenza. Ti diamo la gloria questa mattina. Ancora, Signore, ammaestraci, ancora riempici, ancora parlaci, ancora motivaci, Signore, affinché possiamo fare la tua volontà con allegrezza, con gioia, con amore, motivati sempre dall'amore tuo, nel nome di Gesù. Amen e amen. Allora, con il pastore Joe abbiamo terminato questo piccolo serie che abbiamo fatto sulla Beata Speranza, e stavo chiedendo a Dio cosa era la cosa che lui voleva che noi trattassimo dopo questa miniserie che abbiamo fatto, che credo sia durata 4 domeniche, forse 5, non mi ricordo, sulla Beata Speranza. E il Signore mi ha detto: voglio introdurre la mia Chiesa in una nuova dimensione. Quanti di voi volete entrare in una nuova dimensione? E mi ha detto: vi voglio portare nella dimensione della gloria, ma devi partire dalla prima dimensione del soprannaturale. E la prima dimensione del soprannaturale è la fede. La seconda è l'unzione. La terza è la gloria.
Quindi ci arriveremo piano piano. Oggi cominciamo a parlare di fede e il titolo di questa mattina è Fede nei sensi e fede per rivelazione. Ed è soprattutto un messaggio che ci deve aiutare a fare una transizione dal naturale al soprannaturale. Quindi questa mattina noi vogliamo trattare di una scrittura con cui partiamo, che Marco 9:23, poi ci ritorneremo sul contesto di dove è avvenuto tutto questo. Marco 9:23, Gesù parlò a un padre che aveva portato il figlio che era indemoniato per una liberazione. Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni erano sul monte della Trasfigurazione. Quando sono scesi hanno trovato i discepoli che avevano cercato di liberare questo ragazzo, ma non erano riusciti. Quindi trovò un padre che, a motivo della incapacità dei discepoli, più che essere cresciuto nella fede, era cresciuto nell'incredulità. Perché quando l'atmosfera non è quella corretta, le persone ne piangono le conseguenze. Quindi a un certo punto che succede? Succede che arriva Gesù dal monte della Trasfigurazione con Pietro, Giacomo e Giovanni e c'è quest'uomo che cerca Gesù e dice: ho portato qua mio figlio ai tuoi discepoli per poterlo liberare, ma non hanno potuto. E poi lui chiede a Gesù: se tu ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E la risposta di Gesù è questa. Gesù gli disse: non è questione se io posso, è questione se tu puoi credere. Il limite non è in me, il limite è in te. Io non sono limitato, sei tu che mi limiti. E disse così: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Ognuno dica: ogni cosa è possibile a chi crede. Così noi comprendiamo che Gesù sta parlando che non ci sono limiti se noi abbiamo la rivelazione della fede. Ma la prima osservazione che mi viene da fare è questa. Se Gesù ha detto che ogni cosa è possibile, significa che Dio non ci ha lasciato cose che devono rimanere nell'impossibilità, ma ogni impossibilità per Dio diventa un'opportunità. Alcuni sono venuti e non avevano neanche i soldi per venire. Tu guardi e dici: ah, non ci arrivo, non ce l'ho i soldi. E quindi tocchi un'impossibilità, perché dice: come faccio, non lo posso fare. Allora, ogni impossibilità, quando noi abbiamo fede, diventa un'opportunità. Perché ci sono quelli che hanno chiesto, hanno pregato, hanno creduto, hanno ricevuto e poi sono stati benedetti e quell'impossibilità è diventata un'opportunità per manifestare la gloria di Dio e la fedeltà di Dio. E quello che stamattina il Signore ci vuole insegnare è questo, che Dio vuole cambiare tutte le impossibilità nella tua vita in opportunità per manifestare la sua gloria. Però dobbiamo fare una transizione, dobbiamo imparare come funziona la fede e dobbiamo capire perché a volte, anche se pensiamo di avere fede, non è la fede che Dio si aspetta e non è il tipo di fede che funziona. Così stamattina faremo delle riflessioni importanti su questo. Andiamo a vedere che Gesù, in un episodio che poi riprenderemo, che sarà quello del fico seccato, non era un fico sediato, ma un fico che si seccò. Andiamo a vedere Marco 11, 23 e 24. Poi ritorneremo sull'episodio, perché vogliamo vedere tutto il contesto, perché ci sono delle lezioni grandissime, perché tutta la parola viene dal cielo. Noi ci vediamo solo le cose man mano che cresciamo.
Perché in verità vi dico, disse Gesù, se qualcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare. Ascoltate, da quando Gesù ha detto c'è qualche montagna che si è mai spostata? No, Monte Pellegrino sempre là. Monte Cuccio è sempre là. Di quale montagna parlava? Scrivete questa definizione di montagna. La montagna è qualsiasi cosa si para davanti a noi per ostacolarci a raggiungere il proposito. Quindi qualsiasi cosa si mette davanti a noi per impedirci di realizzare il proposito di Dio è una montagna. E Gesù ha detto, poiché Dio è un Dio di propositi, quando Dio dichiara qual è il proposito, qualsiasi ostacolo si mette davanti al tuo proposito, tu lo puoi rimuovere attraverso la fede. Gesù disse, chiunque dirà, ascolta, non ha detto pregherà, ha detto dirà, a questo monte spostati e gettati nel mare, non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà, naturalmente sempre in accordo alla parola, perché la fede per definizione viene dall'udire. Gli sarà concesso. E poi questo stesso principio Gesù lo applica alla preghiera. Cosa dice? Perciò, ognuno dica perciò. Perciò è conclusivo. Amen. Quindi Gesù ha spiegato una cosa e poi conclude dicendo: perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, ora, quindi la prima volta ha detto di dire, non ha detto di pregare, quindi lo ha parlato nella nostra vita quotidiana. Ogni giorno il giusto vivrà per fede, e uno che vive per fede parla continuamente la parola. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle. Questa è la nostra versione, la Nuova Diodati. La Nuova Riveduta su questo è ancora più precisa nella traduzione. Guardate, me l'hanno pure proiettato. Bravi, fratelli, sono stati eccellenti. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute. Lì dice credete di riceverle, parla al presente, ma qui dice credete che le avete ricevute, cioè lo mette al passato. E voi le otterrete. Voi le otterrete, è futuro, ma quando tu preghi devi credere che è già fatto. Amen. Quindi Gesù sta dichiarando che lo stesso principio di fede, di quando tu credi nel tuo cuore e parli, non dubiti nel tuo cuore perché hai ricevuto una parola da parte di Dio, conosci il proposito di Dio, conosci il piano di Dio, conosci il tutto è compiuto. Quando tu parli in accordo a quello che è già compiuto, se stai fermo nel tuo cuore, tu ottieni quello che tu stai parlando e dichiarando. E la stessa cosa avviene quando lo applichi alla preghiera. Tutte le cose che domanderete pregando, credete che le avete già ricevute nel momento in cui avete pregato, e voi le otterrete e diventeranno visibili nel mondo naturale. Ora ascoltate, la fede per definizione che cos'è? Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si. Allora, quando funziona la fede? La fede funziona dal momento in cui credi, dal momento in cui preghi, dal momento in cui richiedi fino al momento che si manifesta. Cioè la fede per definizione agisce solo nell'invisibile. Quando diventa visibile quello che tu hai chiesto, non è più fede, è testimonianza. Mi state seguendo? Quindi voglio che imparate fortemente questo principio. La fede vede nell'invisibile ciò che ancora non si è manifestato nel visibile. Lo vede prima, lo realizza prima nel mondo dello spirito, lo vede prima e lo realizza prima. Ora vi faccio una domanda: tutte le cose visibili da quale mondo sono venute? Dal mondo invisibile. Se tutto ciò che è visibile è venuto dal mondo invisibile,
Quindi significa che prima di esistere nel visibile sono esistite nell'invisibile. E cosa fa la fede? Va a afferrare qualcosa che già esiste, che è compiuto nell'invisibile, lo afferra e lo porta nel mondo visibile. Ecco perché Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Perché nel mondo invisibile tutto è compiuto. E l'unico modo che tu lo puoi prendere è per la fede. E io credo che noi tutti dovremmo essere esperti di fede, perché la fede è il mezzo che Gesù ha detto che ci permette che tutto diventa possibile. Io credo che tutti voi avete delle impossibilità. E Dio vuole insegnarvi come cambiare le impossibilità in opportunità e farle diventare possibilità per dare gloria a Dio, per dimostrare che Lui è l'Onnipotente e che tutto cambia con Lui. Quindi la fede si poggia su ciò che non si vede. Ora, siccome noi siamo abituati a camminare per ciò che si vede, abbiamo un conflitto ogni volta, e se non facciamo questa transizione e comprendiamo esattamente come funziona la fede, noi possiamo esporci a frustrazioni, perché alcuni dicono: ah, ma io ci ho creduto. E stamattina cercheremo di capire: ma la tua fede si basa su quello che percepisci con i sensi naturali e i risultati li vedi solamente quando sono visibili, o la tua fede ha capito il modo come funziona, che si poggia totalmente su quello che Dio ha detto e sull'invisibile? Dobbiamo fare una transizione, perché se tu preghi per una persona e poi tu gli chiedi: tu come ti senti? E quello ti dice: sono come prima. Allora tu cosa puoi pensare? Non ha funzionato. Ma la tua fede significa che si poggia sull'evidenza dei sensi, non si poggia su quello che Dio ha detto. Ma se tu sei così radicato di sapere che la sua guarigione è già compiuta, che tutto è stato compiuto, tu non ti fermi fino a che non vedi l'evidenza di quello che stai credendo. E tu ogni cosa che vedi non la vedi come un ostacolo impossibile da superare, ma come un ostacolo possibile da superare, perché sei fermo nella verità e le altre cose si piegheranno alla verità. Non sei tu che ti pieghi all'evidenza di quello che vedi. Spieghiamolo in un altro modo. Seconda Corinzi 4 verso 18. I paradossi di Paolo. Mentre abbiamo lo sguardo fisso alle cose che non si vedono, e uno pensa: scusa, ma non si vede come tal io. È come quando si salutano due ciechi. Si incontrano, si salutano: ci vediamo domani. Dice: ma se ne vediamo oggi, come ne facciamo a vedere romane? Cosa dice questa scrittura? Mentre abbiamo lo sguardo fisso, mi piace molto che lo sguardo deve essere non uno sguardo così, uno sguardo fisso di contemplazione, non alle cose che si vedono. Perché il problema è che molti di voi siete limitati è perché state guardando le cose che si vedono e non state guardando oltre le cose che si vedono alla soluzione divina. Ma questa mattina ci sarà una transizione. Smetterai di guardare le cose del tempo e comincerai a guardare le cose dell'eternità. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si, ma a quelle che non si. In altri termini, la fede non nega l'evidenza dei sensi, ma non guarda all'evidenza dei sensi, guarda alla parola. Poiché le cose che non si vedono sono solo per un, quindi mutano continuamente. Tutto ciò che è del tempo non rimane mai uguale. Io quando mi guardo allo specchio ora e mi guardo la foto di quando avevo 18 anni, mi accorgo che mi manca il pelo. O che vado a fare la fotografia che io avevo capito, tutto ondulate. Allora, cioè, di fatto nella piscina tutta si metteva una cuffia, perché nella piscina, io dicevo: ma quale pila c'hai? Ma chi c'ha bisogno della cuffia?
Quindi nel tempo, tutto ciò che è del tempo muta, cambia, si trasforma, mentre tutto ciò che è eterno è immutabile. Dobbiamo capire una cosa: o mi poggio su quello che muta continuamente e quindi divento instabile, o mi poggio su ciò che non muta mai e divento stabile. Cosa vuoi decidere, di essere instabile o di essere stabile? Vogliamo essere stabili, sì o no? Guardate cosa dice: mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi la fede va a tingere non a qualcosa che si vede nel naturale, va a tingere a qualcosa che non si vede ma che è eterno. Ora, c'è differenza delle cose del tempo e le cose dell'eternità. Le cose del tempo sono mutevoli, le cose del tempo cambiano, le cose del tempo si trasformano, le cose dell'eternità no, c'è un eterno presente che non cambia mai. Il sacrificio della croce è storia. Quello che Gesù ha detto che è compiuto, è storia. Ciò che è stato fatto non può essere più cambiato, è stato fatto. E quando tu ti poggi su ciò che è stato fatto, sia sulla croce, sia su quello che Gesù ha compiuto da quando è seduto alla destra del Padre, perché c'ha un ministero oggi Gesù alla destra del Padre, tu ti poggi su qualcosa che non può mutare mai e stai su un fondamento stabile. La fede non si poggia su ciò che è mutevole, si poggia su ciò che non muta. Allora, perché alcuni falliscono? Perché la loro fede la basano sui sensi naturali. Ora vi faccio vedere un esempio. L'esempio lo conoscete tutti, è Tommaso. Tommaso basava la sua fede sul vedere e sul toccare. Gesù non l'ha lodato, l'ha rimproverato. Quando le persone dicono: ah, io sono come Tommaso, non è un complimento che ti stai facendo. Tu non sei chiamato a essere come Tommaso, tu sei chiamato a essere come Gesù. Andiamo a vedere in Giovanni 20-24, già la risurrezione è avvenuta. I discepoli hanno visto Gesù risorto, ma Tommaso non c'era quando Gesù è apparso a loro. Perché sapete, ci sono state varie apparizioni di Gesù dopo la risurrezione. Una di queste è avvenuta quando Gesù ha riabilitato Pietro ed era nel lago di Tiberiade, ma non erano tutti i discepoli, c'erano solo una parte. Le donne hanno visto Gesù risorto, i discepoli sulla via di Emmaus hanno visto Gesù risorto. E quindi che cosa è successo? Che quando quelli che l'hanno visto risorto hanno incontrato quelli che non l'avevano visto, gli hanno subito detto: abbiamo visto il Signore, abbiamo visto il Signore, è risorto. E così successe. Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Questa è la fede basata sui sensi. Toccare, vedere. In altri termini, credo solo se vedo, credo solo se tocco. Sono sensi naturali: vedere, la vista, toccare, il tatto. Quindi lui ha basato la sua fede sui suoi sensi. Ma ora parleremo dei sensi. Perché non possiamo basare la fede sui sensi? Ve lo anticipo e poi lo spieghiamo. Perché i sensi sono soggettivi. Quello che uno percepisce non significa che l'altro lo percepisce. I sensi non sono perfetti, sono imperfetti. E i sensi variano da persona a persona.
perché ci può essere uno che ha 15 decimi di vista e ce n'è uno che ce n'ha 10 decimi, tutte e due vedono, ma non tutte e due vedono alla stessa distanza le stesse cose. Quindi sono soggettivi, imperfetti e limitati. Perché il tuo gatto che hai a casa, la notte non si accende la luce per andare a caccia. Lui ci vede, perché lui vede l'infrarosso, mentre noi no. Quindi lui ha dei sensi che gli permettono di vedere cose che tu non vedi. Ci sono, esistono, tutto non è cambiato, ma lui lo vede e tu non lo vedi. Il tuo cane ha un odorato che tu non hai. Se tu gli fai odorare i vestiti a una persona, dice ma c'è con me, tu non lo troverai mai, un cane lo trova subito. Quindi i sensi che noi abbiamo, ci sono animali che sono molto più quotati di noi, altro che evoluzione, c'è stata un'involuzione. Perché se c'è stata un'evoluzione, significa che noi dovremmo avere cose superiori a quelli che hanno loro, ma se invece a loro hanno cose superiori, ad esempio il pipistrello c'ha il radar, lui non si muove perché vede, ma perché manda col sonar, manda onde sonore che gli ritornano e lui si muove così come si muovono gli aerei con i sonar. Non ha vista. Il pipistrello non si muove perché vede, ma attraverso le onde di ritorno. Se tu chiudi lui e che cammina, va a sbatte. Quindi lui ha una capacità dei sensi, i nostri sono limitati. Noi vediamo tra l'infrarosso e l'ultravioletto, tu non vedi i raggi X eppure ci sono e ti fai il raggio. Tu non vedi le onde elettromagnetiche eppure ci sono e c'hai un telefonino e lo utilizzi. Tu ci sono le onde radio, ci sono varie frequenze che non sono percepibili all'orecchio umano. L'orecchio umano percepisce solo entro una gamma di frequenze. La vista percepisce solo entro una gamma. Poi le altre cose ci sono, ma tu non le percepisci. Quindi i sensi sono imperfetti. E cosa succede? 8 giorni dopo che Tommaso ha detto queste cose ai suoi fratelli discepoli, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso c'era. E Gesù venne a porte serrate e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Gesù come è entrato a porte? Cioè tu immagini, sei dentro, che la porta è chiusa e te ne comparirà uno. Oh, ma non ne viene chi? Ma come è entrato? Questo ci dà un esempio che il corpo della risurrezione non ha i limiti del tempo e dello spazio che è il nostro corpo. In altri termini, Gesù poteva entrare nelle porte chiuse mentre non ci provare tu. Che va a sbattare la faccia nella porta. Gesù si manifesta in maniera soprannaturale, è il corpo della risurrezione. Il corpo della risurrezione è diverso dal corpo di ora. Si presenta e dice pace a voi. Poi io mi immagino la scena, va appunto a Tommaso. Tommaso, metti qua il dito. Cioè, per mettere la mano vicino e ci manda, metti qua il dito. E guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila sul mio costato e non essere incredulo, ma credente. Cioè Tommaso è stato sconvolto perché dici, lui non c'era quando io ho detto queste cose, come fa a sapere quello che io ho detto agli altri? Lui non era presente, ma ora lui sa esattamente quello che io ho detto, perché Gesù conosce tutto di te e ascolta tutto di te. In qualsiasi momento tu lo hai detto, lui ascolta tutto quello che tu hai detto. E quando è arrivato là, Tommaso era sconvolto. L'ho detto ai miei colleghi e lui sa tutto. Eppure non l'abbiamo più visto da allora. Quindi Tommaso è sconvolto. Lui si sta basando sulla fede dei sensi e Gesù lo confronta e gli dice: ecco qua, sono qua, toccami. Guardami. Ma poi andiamo avanti. Tommaso, quando Gesù lo confronta in questo modo, gli risponde: Signore mio, Dio mio. Cioè tu sei Dio, tu non sei normale. Cioè un uomo non potrebbe sapere tutto quello che io ho detto. Tu sei il mio Signore, tu sei il mio Dio.
Tommaso crolla ai piedi di Gesù, la sua fede dei sensi ora è confrontata con l'autore e il compitore della fede. E Gesù che fa? Lo rimprovera. Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi ascoltate, la beatitudine non è vedere, la beatitudine è credere. Perché Gesù, quando alle sorelle di Lazzaro sono andate e gli hanno detto: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, cosa disse Gesù? Se tu credi vedrai la gloria di Dio. Molti vogliono vedere la gloria di Dio per credere, ma Gesù ha detto che per vedere la gloria di Dio prima devi credere. Lui voleva credere prima voleva toccare e vedere. Gesù gli ha detto: non funziona così nel regno dello spirito. Nel regno dello spirito ti devi fidare della mia parola, perché io non posso mentire. Tutto quello che io dico viene dalla conoscenza dell'onnisciente. È uno che ha solo conoscenza attraverso i sensi naturali, ha una conoscenza imperfetta, e uno che ha una conoscenza imperfetta non può discutere con colui che ha la conoscenza perfetta. Quindi i sensi, come sono i sensi? Cioè Tommaso ha fatto l'errore, perché molti falliscono? Perché vedono, si basano sull'evidenza dei sensi. Ora la fede naturale non è sbagliata. Tutti voi stamattina avete fede, sono sicuro, perché voi avete fede che la sedia dove vi siete seduti vi regge. Perché se no, se non avete questa fiducia che vi regge, non vi ci assettate. La fede naturale serve per le cose naturali, ma la fede naturale non serve per il mondo soprannaturale. Lì ci vuole una fede soprannaturale. Il tutto è possibile a chi crede per le cose soprannaturali. Quindi i sensi, tutta la conoscenza umana da dove viene? Dai sensi. Osservi, sperimenti, impari. Era un bel libro di scienza naturale. Osservi, verifichi. Se io faccio cadere il foglio, lo lascio, cade a terra, legge di gravità. E si verifica ovunque, a meno che non creiamo il vuoto. Lì non funziona più. Tutto quello che l'uomo conosce, lo conosce attraverso i sensi naturali. Senso del peso. Non è perfetto, va esercitato. Infatti, un fausto lumiere, tu ci dici 100 grammi di prosciutto, che arriva a 98, mezza, preciso, già del botto, come capisce? Io ce ne metto mezzo chilo e mi pare 100 grammi. Perché? Perché non sono esercitato. Chi è esercitato migliora i sensi. I giocatori di pallacanestro tirano questo pallone a distanza del tiro da tre, e fanno il raso da rinti. Io ne faccio 100 tiri e non me ne raso uno. Perché? Sono esercitati. I sensi non sono perfetti, sono perfettibili. Quindi quando io mi fido dei sensi, mi fido di qualcosa che è imperfetto per natura. E come posso ottenere risultati se mi fido di qualcosa che è imperfetto, quando invece ho a disposizione colui che è perfetto? Allora, questo è uno dei motivi perché noi falliamo a volte, come Tommaso, ha fallito Tommaso, Gesù l'ha dovuto rimproverare, gli ha detto: Tommaso, non funziona così, tu ti devi fidare. Quindi dobbiamo uscire dal mondo dei sensi naturali ed entrare nel mondo della stabilità della parola. Stamattina dicevo questo, è un esempio che faccio sempre, dico io, la percezione del caldo e del freddo, pur essendo uguale alla temperatura, è diversa. Spesso tra marito e moglie è diversa. Perché Elisa, ad esempio, sente caldo e lui sente freddo, cioè normalmente è il contrario. Quindi che succede? La temperatura è sempre quella, solo che lei lo percepisce in un modo, lui lo percepisce in un altro modo. Quindi significa che il modo come io percepisco il calore è soggettivo. Poi se uno ha le caldane, rape, sta morendo il cavolo, ma non c'è il cavolo, ma quello non è che c'è caldo da fuori, c'ha le caldane. Quindi vedete, un marito dice: ma che? Ma perché è così? Ma lei ha le caldane, con le caldane percepisce caldo quando lui non lo sente il caldo, e magari la temperatura non è così alta.
Quindi quando io mi fido dei sensi, come ha fatto Tommaso, ah, se non tocco, se non vedo, se non sento, se non percepisco, non credo. Tommaso sta dichiarando: mi fido di qualcosa inaffidabile. E Gesù gli ha detto: sei beato se tu credi senza avere visto. Fidati di colui che non sbaglia mai quando parla. Fidati della parola di Dio. Passa dal regno dei sensi al regno dell'assoluta stabilità della parola. Salmo 119, verso 89. Quanto amo questo verso. Per quanto tempo? Per? Ognuno dica per? Per quanto tempo? Per? Quindi non sta parlando del tempo, se per sempre parla dell'eternità. Quindi la parola non è nella dimensione del tempo. L'origine della parola è nella dimensione dell'eternità. Per sempre significa eternamente o eterno. Lo potremmo tradurre anche così: eternamente o eterno la tua parola è stabile nei cieli. Com'è la sua parola? Eterna e stabile. Cioè, una volta che Dio l'ha dichiarata, la parola non muta. Ci puoi andare fra una settimana ed è sempre la stessa, ci va la prossima generazione ed è sempre la stessa, non ci sarà mai la Bibbia 2.0, perché la sua parola è stabile per sempre. Quindi dove mi devo agganciare io? Su ciò che è stabile, se no sono instabile, perché ogni anno sogno pati e ogni anno sogno pa cura. I sensi sono così, ma la parola è stabile, per sempre o eterno, la tua parola è stabile nei cieli. In altri termini, la nostra stabilità dipende da quanto siamo uno con la parola. Se sono uno con la parola divento stabile, se lascio la parola divento instabile. Ritorniamo allora a Gesù, che ci dà un esempio di fede per rivelazione. Lui non ha bisogno dell'evidenza dei sensi. Lui maledice il fico l'indomani Pietro si meraviglia che si è seccato, ma Gesù non va a controllare se si è seccato, perché Gesù sa che in Dio e chi cammina nella fede di Dio parole e fatti coincidono. Quindi non ha bisogno di verifica. Pietro si meraviglia perché va a verificare, dice: Signore, ma come l'albero che tu maledicesti si è seccato? E Gesù tipo ci avesse potuto dire: ma perché tu che ti aspettavo con seccava? Tu ti aspettavi che quello che io dico non si compie? Quando Dio ti parla, tu ti aspetti che quello che Dio ti ha detto non si compie o ti aspetti che quello che Dio ha detto si compie? Perché le sue parole, tutte le sue parole sono sì ed amen, tutte le sue promesse sono sì ed amen. Tutto quello che tu hai bisogno è che lui dichiara una parola su di te, è già compiuto. Gesù agiva su un livello di fede non sensoriale, ma era un livello di fede basato sulla rivelazione. Andiamo a Marco 11 verso 12, andiamoci a vedere tutto l'episodio. Il giorno seguente, fermati un attimo, perché è scritto il giorno seguente? Cioè non c'è scritto niente per caso nella Bibbia, sapete a che giorno siamo? Siamo il 9 di Nisan. 9 significa compimento. Siamo a 5 giorni prima della Pasqua. Questo episodio avviene 5 giorni prima della Pasqua. Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame. Gesù aveva fame, aveva sete, si stancava. Era vero uomo. E vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, ascoltate, se ci sono le foglie ci deve essere necessariamente il frutto, perché nel fico prima spunta il frutto, i ficucci, e poi spuntano le foglie. Quindi se ci sono le foglie per forza ci deve essere il frutto che spunta prima delle foglie.
Quindi Gesù da lontano guarda il fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi, adesso non vi trovò altro che foglie, perché non era il kairos dei fichi. Ascoltate, non dice il tempo cronos dei fichi, perché per Pasqua i fichi in Israele maturano. Mancavano solo 5 giorni. Probabilmente l'avrebbe potuto trovare non tutti maturi, ma era il tempo della raccolta dei fichi. Perché per Pasqua, 14 di Nisan, in Israele i fichi sono maturi. La parola che viene usata non è il tempo cronologico, ma il tempo kairos. Ora cercherò di farvelo capire, perché se no non lo comprendiamo. Gesù non trovò il fico pronto all'appuntamento con colui che l'aveva creato. Colui che l'aveva creato per fare fichi, l'aveva creato per rispondere alla sua fame. Ma nel momento in cui Gesù ha incontrato il fico non è stato pronto all'incontro con colui che l'aveva creato per soddisfare il motivo perché l'aveva creato. Mi state seguendo? Quindi il tempo è chiamato kairos, non è chiamato cronos. Non è il tempo naturale, è un tempo spirituale. Il cronos è tempo naturale, il kairos è appuntamento divino. In altri termini, Gesù si presenta al fico che lui ha creato, e quando si presenta al fico, il fico non è pronto per fare quello per cui è stato creato. In altri termini, è fuori dal proposito. Non era il kairos. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i discepoli l'udirono. Me lo proiettate il fico? C'è un ramo dove ci sono i fichi, guardate. Foglie e frutto hanno lo stesso colore. Perché Gesù da lontano vide le foglie e si aspettava che c'erano i fichi? Perché da lontano tu non puoi vedere la differenza di colore tra frutto e foglie. Quindi solo quando si è avvicinato si è accorto che c'erano solo foglie e non c'erano fichi. E notate una cosa, c'è un fico bello maturo. Vedete che fa il miele quando è maturo? Esce qualcosa da lì. E c'è quella gocciolina è dolce, molto dolce, il miele del fico. Cioè quando tu lo apri da lì e vedi che c'è questo miele che è molto dolce. Poi però ci sono, se ci fate caso, in mezzo alle foglie altri fichi che sono immaturi, che si chiamano ficucci. Ci sono varie varietà di fichi. Cioè praticamente un albero di fico può fruttificare non solo una volta ma 2 o 3 volte. Cioè finisce la prima mano, poi c'è la seconda mano e la terza mano. Al mio paese c'era un uficaccio buato, lo chiamavano, perché lo faceva 3 volte il frutto. Quindi Gesù arriva, va vicino e cosa trova? Foglie. Non ci sono né ficucci né fichi. E lo maledice. Perché? Colossesi 1,16. Tutte le cose sono state fatte da lui, per mezzo di lui e in vista di lui. Ma nel momento in cui lui ebbe fame, cioè ebbe un bisogno, già aveva creato qualcosa che rispondeva al suo bisogno, ma la cosa che lui aveva creato si è ribellata. Poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Quindi il fico dov'era? Era sulla terra, era stato creato da lui. Perché cosa era stato creato? Per soddisfare la fame, perché un albero da frutto viene creato per produrre frutto. Ma c'erano solo foglie. Non era un albero ornamentale, era un albero da frutto. Le cose visibili e quelle... Quindi lui ha creato tutte le cose visibili e le cose invisibili.
troni, signorie, principati, potestà e tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi notate una cosa, il fico è stato creato da lui, ma è stato creato in vista di lui, ma al Kairos, l'appuntamento divino, dove Gesù si presenta davanti al fico, nel tempo in cui il fico doveva soddisfare la sua fame, il fico ha solo foglie, fuori dal proposito perché è stato creato. E la domanda è: perché Gesù è stato così duro col fico? Perché l'ha maledetto? Mentre in un'altra occasione trovate che in mezzo alla vigna, asciutami i telefoni, grazie, che in mezzo alla vigna c'era un fico e il padrone disse: perché non porta frutto? E l'operaio disse: beh, abbi pazienza, che lo scalzo, lo concimo, se poi non porta frutto tu lo taglierai. Ma in questa occasione il giudizio arriva subito, senza pazienza. Perché? Cosa rappresenta il fico? Ascoltatemi, il fico non rappresenta Israele, ma i religiosi di Israele. In altri termini, fra 5 giorni c'è un appuntamento divino che si chiama Pasqua e i religiosi di Israele consegneranno il Messia nelle mani di Pilato. Loro non sono pronti all'appuntamento divino che è la Pasqua, dove viene immolato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e hanno apparenza di essere religiosi come l'albero del fico che ha foglie ma non frutti, significa apparenza senza sostanza. Questa è la religione, e la religione ha apparenza senza sostanza, e Gesù non ha maledetto l'albero per maledire l'albero, ha maledetto la religiosità che ha apparenza senza sostanza e che inganna le persone perché gli crea aspettative ma non risponde ai loro bisogni. Foglie senza frutti. E tu dici: da dove lo prendiamo il fatto che il fico rappresenta la religione? Dalla Bibbia. Perché il primo vestito che si fecero Adamo ed Eva, dopo che peccarono, che cos'era? Di che cosa era fatto? Di foglie di? In altri termini, hanno cercato di coprire gli effetti della caduta con un sistema umano religioso che sono le foglie di fico, mentre Dio cosa ha dovuto fare per coprire gli effetti della caduta? Ha dovuto uccidere gli animali e fargli dei vestiti di pelle. In altri termini, tutti gli sforzi religiosi non possono coprire gli effetti del peccato e della caduta, solo il sangue dell'agnello può risolvere il problema, il sacrificio della croce. Poi questo è un altro messaggio, solo l'accenno. Dove trovò Natanaele Gesù? Sotto il... E Gesù cosa gli ha detto? Ti ho visto sotto il fico. Perché Natanaele disse: come mi conosci? E Gesù gli ha detto: ti ho visto sotto il fico. Cosa rappresenta il fico? La religiosità. Natanaele, ti ho visto schiavo della religiosità, ma sono venuto per darti una relazione personale con me. Amen. Non è questa la nostra storia? Molti di noi eravamo religiosi perché magari credevamo che Dio c'era, ma non avevamo una relazione personale con Lui. Gesù ha maledetto la religiosità perché vuole una relazione con ognuno di noi. La religiosità è apparenza, ma non c'è sostanza. Allora, mancano 5 giorni ed è la Pasqua e Gesù incontra foglie, non frutto, e lui si prepara, e sono i propri religiosi che lo danno nelle mani di Pilato. Apparenza, perché dovevano testimoniare di Dio,
ma quando Dio si manifesta in carne non lo riconoscono e lo condannano. Apparenza senza sostanza, che significa inganno, perché l'albero ha ingannato, ha cercato di ingannare Gesù, perché Gesù aveva fame, cercava cibo, ma non ne ha trovato. C'era un'aspettativa, non ha soddisfatto la sua fame. La fame di Dio è soddisfatta da una relazione personale con Lui, non è soddisfatta da un'apparenza. Amen. Allora, che succede? Dopo tutto questo, ritorniamo a Marco 11:20. Il mattino seguente, quindi siamo a 4 giorni prima della Pasqua. Ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. È naturale o è soprannaturale che in meno di un giorno l'albero di fico è secco fin dalle radici? Se voi un albero gli tagliate le radici, l'indomani non è totalmente secco, perché c'è un processo naturale, perché le foglie cominciano a diventare più secche, piano piano si vanno abbassando. È come quando ti regalano un mazzo di rose, tu non è che subito l'indomani diventa una buccata per sutta, specialmente che su due frigorifero loro non c'è guaina. Ci vuole un po' di tempo, ma loro l'indomani, ripassando, Pietro guarda ed è sconvolto: ma come? Ieri c'aveva le foglie, è secco tutto, eppure le radici si sono seccate. Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato. In altri termini, mentre Gesù, quando ha parlato, sapeva quello che diceva, perché ha creduto nel cuore e l'ha dichiarato con la bocca, Pietro ci ha creduto dopo che l'ha visto. Mentre Gesù ci aveva creduto prima di averlo visto così, quando ha dichiarato la parola, ha creduto nella parola che ha dichiarato, mentre Pietro ci ha creduto dopo che ha visto la parola realizzata. Fede per rivelazione, fede basata sui sensi. E poi da qui Gesù fa l'ammaestramento. Verso 21. Allora Gesù, 22, rispondendo disse loro: abbiate la fede di Dio. In altri termini, Pietro, ora ti spiego come ha funzionato, perché l'ho fatto così. E Gesù dice: in verità ti dico, se qualcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. In altri termini, Gesù sta spiegando a Pietro e ai discepoli: com'è che è successo che questo fico si è seccato? E Gesù ha detto: la fede di Dio funziona così, parla, crede nel suo cuore, lo dichiara con la bocca, e quando Dio parla una cosa, crede nel cuore, lo dichiara con la bocca, è già così nel mondo dello spirito e si manifesta nel mondo naturale. E poi dice: perciò vi dico, tutte le cose che voi domandate pregando, credete di averle ricevute e voi le otterrete. Quindi Gesù sta spiegando la lezione della fede e sta insegnando che lui, per credere, non ha avuto bisogno di vedere il risultato. Tu, per credere, non hai bisogno di vedere i risultati, perché se tu ci credi dopo che vedi i risultati non è fede, perché la fede funziona sempre fino a che non si vedono i risultati. Quando si vedono i risultati è testimonianza, puoi testimoniare di quello che è successo. Quindi dite forte con me: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si... Quindi la fede funziona fino a che le cose non si vedono, dopo che si vedono non è più bisogno della fede. Ecco perché Tommaso ha sbagliato quando ha detto: se io non tocco, se io non vedo, io non credo. Allora tu ti basi sull'evidenza dei sensi.
Io non mi baso sull'evidenza dei sensi, io mi baso sulla parola di Dio. La parola di Dio è stabile nei cieli, io non ho bisogno di altre evidenze, mi basta quello che Dio ha detto. Quello che Dio ha detto, Lui non può mentire, quello che io credo di quello che Lui ha detto è così. La domanda è: quando Gesù ha parlato al fico, gli ha parlato da Dio o gli ha parlato da uomo? Gli ha parlato da uomo. Perché tutte le cose create a chi furono affidate? Ad Adamo. Gesù come qui ha funzionato da Dio o ha funzionato da secondo Adamo? Ha funzionato da secondo Adamo. Ascoltate, Atti 10:38. Se Gesù ha funzionato da Dio, io non lo posso imitare perché io sono uomo, ma se lui è il mio modello è perché lui ha funzionato da uomo, io lo posso imitare. E la Bibbia dice: siate imitatori di Dio, siate imitatori di Cristo, come io, Paolo disse, siate miei imitatori come io sono di Cristo. Noi lo possiamo imitare perché nel suo ministero terreno Gesù ha agito così, unto. Dio si può ungere? No. Un uomo sì. Dio è colui che unge, Gesù è l'unto e lo Spirito Santo è l'unzione. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene, sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Se lui avesse agito come Dio, non aveva bisogno che Dio era con lui. Se lui avesse agito come Dio, non aveva bisogno di essere unto. Lui ha agito come uomo. E in quell'occasione, sapete come ha agito? Come secondo Adamo, perché Adamo aveva autorità sulla creazione. Lui ha avuto autorità su quella pianta, che non ha prodotto il proposito per cui era stata creata. E quindi è come se Gesù avesse detto: visto che non stai adempiendo nessun proposito, ma stai tenendo un terreno occupato senza frutto, non hai motivo di esistere. Qui c'è una cosa forte per noi. Quando noi siamo sulla terra e siamo fuori dal proposito, il rischio è che non c'è più motivo di stare qui e qualcuno se ne può andare prematuramente. Ma quando sei nel proposito, Dio non ti chiamerà mai fino a che non hai adempiuto il proposito. Dio era con lui. Altri due versi e concludiamo. Giovanni 14 verso 12. Cosa disse Gesù? Chi crede in me farà anche egli le stesse opere. Ascolta, se lui l'ha fatto come Dio, io non potrò mai fare le stesse opere, ma se lui l'ha fatto come uomo e l'ha fatto per fede, anche io lo posso fare, anche tu lo puoi fare. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre a intercedere per voi. E sapete Gesù dove per ora? Seduto alla destra del Padre, e sta intercedendo per te e per me, che noi comprendiamo la sua parola, che entriamo, facciamo una transizione dal mondo dei sensi al mondo soprannaturale, dal mondo dove tutto cambia al mondo dove tutto è stabile. Quando io penso alla stabilità, sapete cosa penso? I discepoli disperati perché l'acqua è entrata nella barca e Gesù che ancora dorme e lo devono svegliare, perché nel luogo spirituale dove Gesù dimorava non c'erano tempeste, perché lui dimorava nel Padre. E quando tu dimori in lui non c'è nessuna circostanza che ti può toccare, e tu hai autorità su tutte le circostanze della tua vita, perché sei nel proposito di Dio.
Sapete, Gesù mai poteva morire annegato, perché il Padre l'aveva mandato col proposito di morire sulla croce. E quando Dio ci chiama con un proposito, protegge il proposito per noi e noi per il proposito. Vi do l'ultimo verso. Stabilità. Ebrei 4, verso 14. Cos'è che sta facendo Gesù? Lui ha detto: perché io me ne vado al Padre. Cosa fa? Qual è una delle funzioni che ha dal Padre? È sommo sacerdote, amen? Dillo: Gesù è sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E noi abbiamo un gran sommo sacerdote. Muore come agnello e risuscita come sommo sacerdote. Che è passato attraverso i cieli. Primo cielo e secondo cielo, ed è andato al terzo cielo. Il Figlio di Dio. Dice: tu hai un sommo sacerdote. Quindi lui conferma ogni parola che tu dichiari in accordo alla sua parola. Qual è il pericolo? Che le circostanze ci fanno muovere dalla parola. Quindi un giorno sei tutto fedele, tutto amen, alleluia, gloria a Dio, ci credo, l'indomani no, mi sento male oggi, mamma mia, com'è, sogno commanato. Sensazioni, sentimenti, dolori, afflizioni. Qual è il tuo combattimento? Stare fermo nella parola. E cosa dice? Riteniamo fermamente, ognuno dica fermamente, cioè devi rimanere in ciò che è stabile, non in ciò che muta. La nostra confessione di fede, su che cosa si basa la nostra confessione di fede? Cosa dichiariamo? La parola è stabile. Quando stai fermo nella stabilità, ti voglio dire una cosa: ciò che è stabile cambia ciò che è instabile, ma ciò che è instabile non può cambiare ciò che è stabile. In altri termini, tu sei in un territorio dove le tue circostanze cambieranno attraverso ciò che è stabile, ma le tue circostanze non cambieranno mai ciò che è stabile. Quindi tu ti afferri a ciò che è stabile con la tua confessione di fede e Dio ti cambia le circostanze della vita e li sottomette alla sua volontà, al suo piano e al suo proposito e fa adempiere la sua volontà nella tua vita. Amen e amen. Noi abbiamo un grande sommo sacerdote che ci autorizza ad avere, a essere fermi nella verità. I martiri hanno preferito morire, ma non hanno rinnegato la verità. Quando gli hanno detto: ti possiamo salvare, basta che lo rinneghi, loro hanno detto: noi non possiamo rinnegare colui che è morto sulla croce per noi. Preferiamo morire, ma noi non rinnegheremo colui che ci ha amato così tanto. Sono rimasti fermi nella loro convinzione di fede. Hanno preferito morire che piegarsi alla menzogna. Sono rimasti fedeli. Ogni giorno abbiamo battaglie dove o ubbidiamo i sensi o ubbidiamo la parola. O abbiamo la fede basata sui sensi e parliamo mossi dai sensi, o parliamo mossi dalla parola e viviamo nella vittoria, perché la vittoria è già stata data. Perché Gesù ha detto: tutto è possibile a chi crede. Quindi stamattina ricordati che ogni tua difficoltà per Dio diventa una grande opportunità. Ve lo spiego con un esempio e poi chiudiamo. Vi ricordate quando Gesù si trovò con un uomo nato cieco e i discepoli gli fecero una domanda: Signore, ma di chi è la colpa che è nato cieco? Ha peccato lui o hanno peccato i suoi genitori? Cioè, ora io dico, se uno è nato cieco, quando ha peccato? Una panza c'era la madre?
Vabbè, lo fanno tutti i bambini questo. E Gesù, dove loro hanno visto, erano confusi sul perché delle cose, Gesù ha risposto in un modo che loro erano sconvolti. No, questo è avvenuto perché si è manifestata la gloria di Dio. Cioè, dove loro hanno visto una difficoltà, Gesù ha visto un'opportunità di manifestare la gloria di Dio. Dove tu stai passando difficoltà, Gesù vede opportunità per manifestare la gloria di Dio. Dove lui vede malattie, vede opportunità per manifestare la guarigione. Dove lui vede debiti, vede un'opportunità per liberarti dai debiti. Dove lui vede difficoltà, vede l'opportunità di manifestare la grazia e la fedeltà di Dio. Dio cambia le mie difficoltà in opportunità per manifestare la sua fedeltà. Ed è così, e avviene, e ve lo dichiaro per parola del Signore, che stamattina alcune persone che hanno debiti in maniera soprannaturale ti saranno cancellati. Perché Dio userà questa difficoltà per farti vedere che diventa con Lui un'opportunità per essere liberato da situazioni che ti rendono schiavi, affinché tu adempia il proposito e non sia preoccupato da queste cose. Fate un applauso al Re del Re, Signore del Signore. Sposta le montagne stamattina. Cos'è la montagna? Tutto ciò che si frappone tra te e raggiungere il proposito di Dio. Stamattina dillo: nella mia bocca c'è la parola che sposta le montagne e fa seccare ciò che non produce frutto per il regno di Dio. Amen e amen. Ascoltatemi, i tumori portano frutto, allora si devono seccare nel nome di Gesù. E questa mattina facciamo seccare ogni tumore nel nome di Gesù, perché non porta frutto. E si secchi nel nome di Gesù Cristo il Signore ora, ogni tumore, ogni cancro, si secchi ora. E ogni spirito di infermità che sta dietro questi tumori deve andare via ora nel nome di Gesù. E dichiaro guarigione e liberazione ora, nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia, Lord. Rabakashata rabassanda ramadagis. Alziamoci e adoriamo. Keremashata rabassanda ramadagis. Alza le tue mani, prega in altre lingue, loda Dio. C'è una presenza di fuoco stamattina qui. C'è una presenza di fuoco stamattina qui. C'è una presenza di fuoco stamattina qui. C'è un cambiamento nell'aria. Sento un cambiamento nell'aria. Afferralo per fede. C'è una nuova condizione. C'è una nuova stagione preparata per te. Afferralo, afferralo, afferralo. È nel mondo dello spirito. Afferralo. Keremasha tarabassanda ramada Jesus. Vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola. Non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola. Non vivo per ciò che vedo, dichiaralo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola. Non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola. Non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento.
la tua parola. Non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento. Cammino. Non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino. Cammino per fede nella tua parola, cammino per fede nella tua parola. Cammino per fede nella tua parola, cammino per fede nella tua parola. Alleluia, alza le mani. Gesù ha detto: chiunque dirà, apri la tua bocca per lodare, per adorare, per dichiarare, per fare decreti. Il monte, sapete che nella traduzione originale non è chiunque dirà, ma chiunque risponderà. Perché ogni monte ti parla di impossibilità. E tu devi rispondere alle impossibilità con la promessa di Dio. Al monte si parla, se no ti ferma. E ci sono alcuni che si sono fermati. E il nemico usa tante armi, scoraggiamenti, amarezze, delusioni. Ma questa mattina tu devi rimuovere il monte e proseguire il cammino verso il raggiungimento del proposito. Alza le mani stamattina e parla ai tuoi monti, parla alle tue montagne, parla alle tue difficoltà, parla a ciò che ti vorrebbe fermare. Dio prima ha stabilito un proposito, poi ti ha fatto nascere, e tu sei nato per adempiere un proposito, tu sei nata per adempiere un proposito, tu sei nato per portare frutto, tu sei nata per portare frutto per la sua gloria. E stamattina devi rispondere ai monti. Ci sono persone che hanno sentito i monti parlare: non ce la puoi fare, non ce la farai mai. E Dio dice: io abbatterò i tuoi limiti questa mattina. Tu ce la farai. Il monte si sposta e ti lascerà passare. Spostati. Se si sposta, ti lascia la strada libera per proseguire. Dillo: io sto spostando i monti. E la strada è libera davanti a me per proseguire il mio cammino e raggiungere il proposito nel nome di Gesù. È così. La parola è presso di me, nella mia bocca e nel mio cuore. Questa è la parola della fede. Io dichiaro la parola della fede. Io dichiaro le promesse di Dio che sono sì ed amen. Io non mi accollo più di stare sempre nella stessa circostanza. Io rimuovo i monti e faccio una strada dritta davanti a me. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, parla al monte, sposta il monte. Nella tua parola tutto è possibile, la tua parola è stabile, cammino per fede nella tua parola, tutto è possibile, la tua parola è stabile, cammino per fede nella tua parola, tutto è possibile, la tua parola è stabile, cammino per fede nella tua parola, e tutto è possibile, la tua parola è stabile, cammino per fede nella tua parola, tutto è possibile, la tua parola è stabile, cammino.
per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola, non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola, non vivo per ciò che vedo, non vivo per ciò che sento, cammino per fede nella tua parola, e tutto è possibile, la tua parola è stabile, cammino per fede nella tua parola. Tua parola è stabile, cammino per fede. Le mani. Angie, hai fatto quel canto all'inizio stamattina sulla gloria. Noi vogliamo profeticamente, fin dall'inizio, Dio mi ha detto parti da lontano, rinfresca la fede, rinfresca l'unzione, ma lo scopo è la gloria. Dio ci vuole portare in un territorio di gloria e noi vogliamo dichiararlo profeticamente questa mattina. Sarà un percorso, sarà un cammino. Attenzione a non cadere nei sensi. Chi pecca, sapete, pecca per soddisfare i sensi. Ma Dio ci chiama a vivere una vita al di sopra del territorio dei sensi. Vivere per quello che siamo veramente. Dio ci ha creati nell'eternità. Ci ha creati per vivere il suo proposito, realizzare il suo proposito e fare la differenza qui, mostrando chi è il vero Dio. E noi vogliamo vedere la sua gloria, vogliamo la manifestazione della gloria, non ci vogliamo fermare alla fede, la fede è il primo passo del soprannaturale, è la prima dimensione, poi c'è l'unzione, ma poi c'è la gloria. E noi vogliamo tendere a questa gloria, faremo un percorso e io prego che tutti voi lascerete processare dallo Spirito Santo per entrare in questo percorso e che la gloria di Dio si manifesti nella vostra vita. Alla tua
Alleluia, alza le tue mani, immergiti, dillo: Signore, mi sto immergendo nella tua meravigliosa presenza. E come Mosè desiderava la gloria, pregò e disse: mostrami la tua gloria. Ho conosciuto di te, ma c'è di più. Ho conosciuto tante cose di te, ma c'è di più. Mostrami la tua gloria. Fammi realizzare di più. Che mi ritorni la fame che avevo quando ero neonato nella fede. Perché la prima caratteristica di un bambino è la fame. Ma vi voglio dare un segreto: per avere la gloria ci vuole fame, la devi desiderare. Non tutti hanno chiesto a Dio: fammi vedere la tua gloria. Solo chi aveva fame gliel'ha chiesto. E io voglio che tu abbia fame, fame per il di più. Non ti accontenti di quello che hai, vuoi molto di più di quello che hai. Grande sei, Signore. Dillo: Signore, voglio diventare così consapevole di te da dimenticarmi di me. Immergiti. Adamo era in Dio e sapete, mai aveva saputo cos'era la paura, perché se sei uno con Dio non puoi mai avere paura. Quando si staccò provò paura. Dio stamattina ti riporta nella presenza e tutte le tue paure devono fuggire via. Ti riporta nella presenza. Ti riporta nella parola. Ti riporta nell'intimità col suo spirito. Ti riporta ad emozionarti davanti a Lui. Io vi dico un segreto: ogni volta che prego entro nella presenza, io piango di gratitudine, perché dico sempre: non è scontato, Signore, è grazia. Vivere nella tua presenza è grazia. Essere connessi con te è grazia. Ascoltare la tua voce è grazia. Vedere miracoli è grazia. E sono pieno di gratitudine, mi emoziono. Tu devi ritornare a quell'emozione dei primi giorni della tua conversione. Non devi permettere alle circostanze della vita di rubarti la genuinità della tua esperienza. Oh Spirito Santo, meraviglioso. Rabakashata rabassita ramada Jesus.
Alleluia, questi sono accenni di gloria. C'è la nuvola stamattina qui, non so se voi lo sentite, ma c'è la nuvola qui, c'è la nuvola della gloria e sta avvolgendo tutti noi, sta avvolgendo noi la nuvola. C'è una presenza angelica straordinaria, Karamashatarabassana. In questa atmosfera tutto è possibile, tutto è possibile. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, tutto è possibile. Gesù l'ha detto, tutto è possibile a chi crede. Io credo e l'impossibile diventa possibile. Grande sei tu, Signore, onoriamo il tuo santo nome. Grazie Padre. Sarà, vogliamo ascoltare.
Dio ti benedica, caro. Dio ti benedica. Mettetevi qua. Ora preghiamo. Ma tu eri quella del primo servizio stamattina? No, no, qua. Basta qua. Qua. Alzate le mani. Come ti chiami? Roberta. Tu? Salvo, oggi veramente ti chiamerai col nome giusto, Salvo, perché Gesù ti salva. Finalmente si realizza il tuo nome. Amen. Tu già eri salvo. Sei nato salvo. Ma sei diventato salvo. Sei nato con quel nome, ma sei diventato salvo. Allora, Roberta, vogliamo pregare insieme con Roberta. Roberta, ripeti a voce alta con tutto il cuore questa preghiera. Dillo: Signore, vengo davanti a te. E questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Ora dillo a tutti: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato.